Ci siamo? Siamo in diretta? Penso di sì. E siamo qui in online, siamo in diretta per puntuali. Ok, ci siamo, ci siamo. Buon pomeriggio a tutti. Siamo in diretta puntuali alle 17 sul mio profilo Facebook per la seconda puntata del programma online inventato ieri su due piedi dal titolo Quarantena Time, trasmesso dagli studi di casa mia, perché dobbiamo stare tutti a casa. In questo momento mi trovo nella mia cameretta e pensato per chiacchierare un po' con gli amici, con tutti voi che siete a casa, per capire un po' come state vivendo questa esperienza surreale, direi. Un mese fa nessuno mai avrebbe pensato di vivere questa esperienza e se qualcuno ce l'avesse detto avremmo pensato che qualcuno stesse parlando di fantascienza, invece è realtà. Allora, vediamo se c'è qualcuno in linea. Io comunque sia ringrazio lo sponsor ufficiale che ci accompagna oggi. Anche oggi abbiamo Trois de Moi. Questa è un'altra maglia di Trois de Moi. Più tardi, chissà, proverò a chiamare la stilista Elvira Santoro. Non so se ci sta seguendo, penso e mi auguro di sì. Vedo che qualcuno già si è connesso dalle stanze delle loro case e io mi trovo in centro a Molfetta. Mi piacerebbe scoprire un po' gli amici che abitano anche fuori. A Giovinazzo, a Bisceglie, chiameremo degli amici di Roma, degli amici di Napoli. Ieri abbiamo chiamato una mia collega, conduttrice napoletana. Nei prossimi giorni sicuramente la contatteremo nuovamente. Però oggi ho pensato di chiamare qualche altro amico, che ovviamente, si trova in questo momento online. Salutiamo Paola Copertino. Ciao Paola, la nostra inviata ufficiale di Quarantena Time. Cos'altro volevo aggiungere? Nulla, questo è un programma dove chiacchiereremo, non si dicono parolacce, però saremo liberi di raccontare tutto quello che vogliamo. Allora, iniziamo con le nostre telefonate. Mi hanno dato delle dritte le mie amiche, mi hanno detto Marilena, non ti avvicinare troppo, altrimenti sembra che è il faccione, ma io il faccione non ce l'ho, mi allontano comunque, però il faccione non ce l'ho. E iniziamo subito, vediamo chi è online. Chi è online? Vediamo. Allora, come ieri ci siamo attrezzati col nostro telefonino e un computer, quindi tutto molto casalingo. Vediamo chi c'è. Allora, lui non ha bisogno di presentazioni perché è un grande, in questo momento ci sta facendo divertire tantissimo. Proviamo a chiamarlo, chissà ci risponde. Ciao Mara! Eccolo qui, signori, per voi Antonio Francese! Ciao, Antonio, ciao, come stai? Antonio, io ti ho chiamato perché, ovviamente sei in diretta da Quarantena Time, perché ti stiamo ammirando tantissimo e ci stai facendo passare delle giornate in maniera più spensierata, cercando di distrarci un po' da questa vicenda triste. Sei bravissimo, ti volevo fare i complimenti, ovviamente anche a tua moglie, Tonia. grazie, eccola qua mia moglie. Ciao Senti, Tonia! E ragazzi, siete fortissimi, siete simpaticissimi. niente, tutto è iniziato dalla prima serata di un giro di palazzo in casa e poi, visto le molte richieste di video, ci siamo. Ma sono tutte cose improvvisate, no? E si vede. Sono tutte improvvisate, come ci vengono così le facciamo. Immagino, lo so, anche perché si Niente. vede. E poi, man mano che andiamo avanti, vediamo che i riscontri sono moltissimi, molteplici anche da parte di tutti i molfettesi che stanno nel mondo, che ci Esatto. chiedono di parlare molfettese per I loro ricordi. ricordi di loro. E per Io sentirsi a parlo di casa. loro. Sì, presentarsi a casa, Bravo. va. Da tutta Sentite. l'Italia. Niente, facciamo quello che. Marilena, tu sai benissimo, come lo sanno parecchi, che io faccio qualcosa per il prossimo.
Abbiamo fatto con il comitato di stare a guardare, di non stare a guardare, molte cose. Questa volta, pensandoci bene, stiamo facendo una raccolta non di fondi per aiutare la gente, ma una raccolta Di allegria, di di sorrisi, sorrisi, di allegria per allegria. tutti, per dimenticare, cioè, per allontanare questo spettro del coronavirus. Questo pensiero negativo che ci Sì, assale, e certo. anch'io i miei momenti, tante volte condivido dei post su Facebook, è inevitabile pensare quello che ci sta accadendo, però questi momenti di spensieratezza che ben vengano. Io ci tenevo a sentirvi perché insomma siete davvero bravi, poi dobbiamo ricordare anche che tu hai un'attività commerciale e chi più di te può sapere le difficoltà che stiamo... Molte difficoltà. Oggi ho parlato con i miei dipendenti, che ne ho 9, io e mio fratello come soci, sono 11 famiglie che mangiano in quell'attività. E che ti devo dire? Siamo proprio, basta, non è meglio che non pensare, No, perché siamo messi male, siamo messi male. lo Speriamo so. che finisca presto. Noi ci mettiamo in allegria. Come ho detto all'ultimo post, non pensate che noi ci divertiamo a Certo, fare l'ho letto queste cose, anch'io. perché noi abbiamo anche noi paura, per i nostri familiari, Abbiamo tutti paura. per tutto il popolo, anche noi abbiamo paura. È vero. Cerchiamo di mantenerci allegri, sennò poi qua si va Bravo. in crisi, si va Antonio, in crisi. è giusto, state facendo una cosa bellissima. Io ci tenevo a contattarvi, a salutarvi. Sicuramente, quantomeno, insomma, più presto possibile ci rivedremo al Cin Cin Bar per una colazione, un Lo sapevo, aperitivo. faremo una grande festa Una con grande milioni, festa, la festa faremo un degli... corteo, Brava, faremo un grande corteo. brava Tonia, è giustissimo. Io non vedo l'ora che tutto ritorni alla normalità come tutti e ovviamente non vedo l'ora di riabbracciare tutti i molfettesi, tutte le persone a noi care, tutti i conoscenti, le persone con cui lavoriamo, immagino anche Che voi. sono molti che ne parlano, che dicono continuate a fare molfettese, ci ricordiamo i nostri padri, molti dalla Germania, dal Belgio, Fate l'Australia, molti benissimo. dall'Australia, dall'America, Ebbene, il nostro da tutti dialetto è una quelli musica, che quindi ci è giusto. aiutano. Bravissimo, bravissimo. Continuate così, grazie. Grazie Antonio, grazie Tonia. Continueremo a seguirvi. Ciao, buona serata. Grazie, Ciao. ciao, 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 Eci. Allora, Antonio e Tonia, titolari del Cin Cin Bar al Duomo, no, in Via Dante a Molfetta, stanno trasmettendo dei video simpaticissimi creati in casa, ovviamente proprio perché sono fatti in casa, sono così improvvisati e trasmettono davvero tanta allegria. Se li volete vedere, li potete vedere, guardare sul profilo di Antonio Francese, il profilo Facebook. Ah, allora, ragazzi, come tutti quanti stiamo trovando un modo per pensare, per pensare meno a questo periodo, triste, quindi io mi sono improvvisata con questo programma. Voglio salutare tutti gli amici che si stanno connettendo in questo momento: Giuseppe Pierro, Brigida Brattoli, Cosimo Gadaleta. Che saluta a nome dell'Avis Molfetta e ovviamente vi ricordo che dobbiamo continuare a donare. Tutte le persone che donano hanno la possibilità di uscire, hanno l'autorizzazione, quindi mi raccomando perché serve il sangue, serve il plasma, è necessario anche in questi momenti di emergenza sanitaria. Ringrazio Tina Minervini, ringrazio Betta Favuzzi, ringrazio ovviamente mia madre e mio padre che sono collegati in diretta dalle altre stanze. Meno male abbiamo una casa abbastanza grande e ringrazio, saluto Pasquale Germinario che si è connesso già qualche minuto fa. Adesso proviamo a chiamare una mia, ormai siamo diventate amiche, perché dovete sapere che quando si lavora in sintonia, si collabora, si instaurano dei bei rapporti di stima e di amicizia. Questo è un esempio. Proviamo a chiamarla, vediamo, senza annunciarvela, senza che io ve l'annunci, la mettiamo subito.
Online. Elvira! Elvira Santoro, buonasera! Elvira, ma sei riccia? Perché? Ma perché tu sei riccia? Ma tu sei riccia? Hai i Ricchissima, capelli, hai ricchissima. una bella chioma, una bella... sembri un leone. Si vede che sono chiusi i parrucchieri sulla Brava, casa. lo stavo dicendo anch'io, si vede che sono chiusi i parrucchieri. Allora, Elvira, come Vede che sono stai? cattivi. Bene, grazie. Ciao cara, sono Ciao. felicissima di sentirti. Adesso ci vediamo. Allora, lei è la stilista molfettese, l'artefice di questo brand, Trois-des-Moi. Oggi indosso questa maglia. Sono tutti gli uomini che hanno fatto la storia, attori, musicisti, cantanti, Ho insomma. visto, ho visto, oggi indossi tu maison, tutti i miei Tu uomini. me Elvira, allora, che cosa stai facendo? Dove ti trovi ora? Cioè, in quale Quartier stanza, volevo sapere. generale, nella camera di mio figlio. Ah, nella camera di tuo Capito? figlio. Sono E... Miami, vorrei dirti cara, sono Miami, guarda. Però quando finirà tutto, veramente ti vorrò, ti Siamo in uno chiamerò e mi risponderai da Miami. stebattone. Siamo a casa, siamo Elvira, raccontaci felici. un po', parliamo un po', chiacchieriamo un po', che fai? Come Che stai? faccio? Oh, sto bene, questo sì, bene, Questo è benissimo. l'importante, ragazzi. L'importante è che non contagiamo il virus, poi tutto il resto si Assolutamente, risolve. siamo tutti bene. Ci rinventeremo, ci riscopriremo più forti di Gloria. prima, però dobbiamo stare a casa per Assolutamente non sì. contagiare il virus. Allora. Assolutamente sì. Non molliamo. Sono a casa con i miei figli. Con la mia famiglia e gioco H24. Ho una bambina di 6 anni e quindi A cosa giocate? A gioco. Monopoli? Che bello! Aspetta, ce l'ho anch'io! Aspetta, aspetta! Dai, solo che non ti vedo. Ecco, Ah, cosa giochi ragazzi, tu, scusate, Gloria? io... No, ho fatto vedere, io c'ho il pigiama sotto! L'avete visto? Oh, vabbè, se no non si chiamerebbe Quarantena Time in questo programma. Quante ne vuoi? Praticamente stiamo mettendo a posto il caschetto dei frontini. Mettilo pure tu, mettilo pure tu! Ce l'hai, aspetta. Pronta? Direttamente da Disneyland. Dai, così facciamo un po' ridere A anche. te però è nera il fiocco è nero? Oh, Ma guarda, di ce che l'ho colore di sono rosso, ce le li ho tutti i colori. orecchie? Bello, mi hai fregato, io ne ho solo una. No, ce ne ho tanti perché siamo arrivati, penso, come tante di me, stanno recuperando il tempo perso in casa. Bravo. E quindi, alla fine di questa quarantena, penso avremo le case più pulite del È mondo. verissimo, è verissimo. È vero. Perché cominciamo a mettere a posto tutti i cassetti che avevamo abbandonato per mesi. E quindi con mia figlia posso toglierla perché mi vedo. Va bene, toglila. No, no, io la voglio tenere. Tu va bene, Rachid. Se No. ci collegheremo questi giorni, ti giuro che mi preparerò anche con colori diversi. Ehi, ma facciamo una Aspetta, guarda. cosa. Ci colleghiamo fra, che ne so, ci inventiamo che facciamo delle puntate anni 70, anni 80. Sì, dai, ci Dai, divertiamo, va inventiamoci. Un giorno ci vestiamo benissimo. anni 80, quindi sfoggiamo un look Madonna. Yeah, Lo sì, facciamo? facciamo a tema. Dai, a tema, ok, ci Facciamo i sto, ci sto. collegamenti a tema. Sfondi una porta aperta. Perfetto, allora ci siamo. Nei prossimi giorni ci collegheremo a tema. Vai, a tema, E benissimo. quindi Elvira, stai giocando? Che gioco fate in casa? Senti, di Monopoli? tutto, mi sto Hotel? inventando di tutto. No, ma figurati, balliamo, di tutto. Fate Di tutto e di karaoke? più. Karaoke, di tu, abbiamo scaricato tutti i tipi di programmi, di situazioni varie, pur di poterli tenere occupati, anche perché ho un adolescente in casa di Ah, 14 anni, e che non è non è semplice, penso per semplice, certo. tante mamme come me, che stanno provando questa nuova esperienza, Sì. e una bimba piccola. Per cui, insomma, dobbiamo improvvisarci, improvvisarci, tenere duro e non mollare. Anche perché, diversamente dagli altri, io sono sola qui. Quindi ho la famiglia, invece, tutta al nord. Esatto, perché tu hai tutti i parenti, fratelli a Milano, quindi fammi capire, insomma, sicuramente c'è una grande preoccupazione.
macello totale. In Poi tu casa mia, comunque andavi spesso a esatto. Milano, comunque è la tua seconda casa. Praticamente sì, la mia seconda casa è a Milano. E non vedo i miei fratelli da dicembre, da quando cominciava già a parlarsi di questa situazione a Milano, insomma, già molto prima di noi. Per cui loro sono là, la loro vita è là, la mia famiglia è là, per cui io sono qua. E ci sentiamo, grazie a Dio abbiamo questi mezzi per cui riusciamo a comunicare, vederci, siamo in continuo collegamento, però ti assicuro che i miei fratelli sono proprio a Milano, Milano, abitano in centro, Cosa per dicono loro? cui che è tragico, loro tengono duro, non è facile. Non è facile stare chiusi in casa, anche loro con dei bambini, vivere la quotidianità è ancora più dura che qui. Per Ebbene, immagino. cui, insomma, in telegiornali li vediamo tutti, non voglio essere, come dire, allarmista, però è davvero difficile e stanno vivendo un periodo davvero difficile. Tu sei qui a Molfetta e Sì, sono qua. ovviamente tu sei titolare di uno showroom, sei la creatrice, l'ideatrice di un brand e ovviamente anche tu sei ferma con la tua attività. O no? Assolutamente sì, Però assolutamente continui. completamente bene. Io continuo a lavorare da casa, nel senso che vabbè, disegno, seleziono i tessuti, riesco a farlo anche a casa. Avevamo praticamente la produzione estiva in moto, per cui siamo riusciti, insomma, a Vivremo l'estate, ma sfruttare. la vivremo l'estate. Come andrà a finire? Quando finirà? Ci Quando chiediamo tutti finirà? quando finirà. Non si sa. Per cui, insomma, ho cercato da imprenditrice di arginare, come Lo tutti, stacco. quello che potevo, quindi di fermare quello che si riusciva a fermare e aspettiamo. Navighiamo a vista, come dicono tutti in questo periodo, navighiamo a vista perché le cose cambiano giorno per giorno, momento per momento. E abbiamo un'attività anche a Molfetta del brand. E lo stesso abbiamo chiuso, tutti i miei collaboratori sono a casa, e la mia socia che sicuramente ci starà guardando, Rosangela, che Eh sì, salutiamo. certo, ciao Rosy! Sì, Rosangela si è Ciao connessa, la salutiamo, anzi la invitiamo perché potrei anche chiamarla domani, se lei mi dà la disponibilità la contattiamo e sentiamo anche cosa sì, sta combinando, sicuramente, cosa sta combinando, se sta cucinando, sta giocando con le ragazze, lei ha due ragazze. mangiamo, mangiamo continuamente, Marilena, mangiamo. Senti, non tocchiamo questo tasto veramente, che qua bisogna lottare veramente col cibo, col frigorifero, con il forno. Quindi cucini, mangi, poi c'è il tempo per poterlo fare. Uno che fa? Deve trovare il tempo per fare qualcosa. La nostra attività preferita è quella di mangiare. Quindi vedo, mi consola il fatto che non sono l'unica, anche tu. Vabbè, ma tu puoi mangiare tanto, sei magra, non hai problemi. Io penso anche per tante donne che siamo abituate ad uscire la mattina di casa, ad andare a lavorare e tutto il resto. Non è semplice riabituarci, riadattarci, ripensare tutta la giornata e cercare di collegare. Però, insomma, dobbiamo farlo per forza per i nostri figli, quindi rimanere a casa. Per Avvertiti noi anche donne, a fare la spesa. visto che tu, Elvira, vesti la donna di classe, ma anche molto glamour, Grazie, certo. con Cerco stile, pensi di che noi farmi dobbiamo obbligo. mantenere lo stile anche in casa? Dacci qualche consiglio. Assolutamente, assolutamente. Questa è una cosa che consiglio a tutte, nel senso che sto facendo anch'io, sto provando anch'io, perché i primi giorni anch'io mi svegliavo, quindi essendo a casa non ti va di vestirti, non ti Rimanevi in va pigiama anche di tutto il mettersi puro giorno. cacao. Io i primi due Invece giorni una ho cosa fatto che... così, sono rimasta col pigiama 2 giorni. Bravissima, come tutte Sì. quante, perché alla fine, cioè, non avevamo ancora, secondo me, metabolizzato, non l'abbiamo ancora fatto, questa cosa che dobbiamo ancora essere chiusi per un po'. E la cosa che consiglio invece, e ho cominciato a farlo da un po' di giorni a questa parte,
vestirmi. Sì, sì. Come se dovessi uscire. Brava. È una soddisfazione personale e vedermi anche un po' decente. In ordine. Perché non avendo più il parrucchiere, perché ci fa la piega, e non avendo tante altre comodità... Aiuta psicologicamente. Bravissima, non ci dobbiamo abbattere. Dai. E io, lavorando per le donne, vestendo le donne, stando a stretto contatto, il mio brand e soprattutto il mio staff. Tra de moi. Ricordiamo dove si trova il tuo showroom. Il mio showroom è di fronte a Gigi Parrucchiere, via Giacomo Salettico 48. Perfetto, che è una piccola bomboniera, dobbiamo dirlo, è un piccolo regno. Sì, è piccolissimo, è vero, carissimo. È il nostro quartier generale, noi lo chiamiamo così. È vero. Perché dopo l'azienda dove sono e dove produco, che è a Bisceglie, in Via Molfetta, e dopo, insomma, il mio staff che ho in azienda, che è diverso, ci rifugiamo lì e quindi siamo tutte insieme e siamo tutte donne. Questo brava, l'unione fa la forza. L'unione fa la forza anche tra noi donne. E in questo momento ti sta salutando Paola Copertino. Un saluto ad Elvira Santoro, Eli Detrizio. Elvira, sei il top. Ciao Eli. Grazie. Posso chiamarti nei prossimi giorni? Datemi. Ma voi sapete dove trovarmi. Voi potete chiamarmi sì. Quando volete. Guarda, se si potesse fare il collegamento con più voci, a me farebbe piacere, però non sono tecnologica, io... Mariana, ci attrezzeremo, dai, lo stesso la quarantena, penso che sarà lunga. Un po' lunga. Va bene. Un po' lunga. Allora, Elvira, dimmi. Niente, io ti saluto, certo. Ma ti ricontatterò nella quarantena time, ti vorrò ancora nel mio programma. Certo, ripeto. Io sono qua quando vuoi, sono a tua disposizione. Grazie amore, grazie Elvira, nemmeno io, guarda, grazie, ti abbraccio fortissimo. Un bacio a te Marilena, sei stata bravissima. Grazie. Grazie. Meriti tutti i complimenti. Grazie amore. Grazie assai. Grazie. Ci sentiamo presto. Un bacio a tutta la famiglia. Ciao Elvira, ciao. Grazie. Continua a giocare. Sì. Infatti, per me è un gioco. Grazie Elvira, ciao. Ciao bella. Sì, per me è un gioco questo. Questo è un modo per... stava cadendo la telecamera. Perché questo, diciamo, è la regia. Dicevo, per me questo è un gioco, però è un modo per mantenere i contatti vivi con tutte le persone a me care, tutte le persone che ho conosciuto negli anni e con cui ho dei legami forti, legami che riguardano insomma il lavoro, ma proverò a chiamare anche dei parenti, insomma. Però tanti amici, se volete essere contattati me lo potete tranquillamente dire, perché io lo faccio con immenso piacere. Adesso io vorrei chiamare, perché noi in questo programma Quarantena Time, anzi lo tolgo perché devo essere più seria in questo momento, abbiamo anche l'inviata speciale, noi abbiamo anche la nostra giornalista che ci deve dare tutte le informazioni utili, deve essere il nostro portavoce. Chiamiamola, lei è Paola Copertino, non ha bisogno di presentazione, ve l'ho presentata ieri per chi non la conoscesse, ieri si è presentata al pubblico, vediamo se risponde, vedo che è in linea. Eccola Paola! Ciao, buongiorno! Anzi, buon pomeriggio! Aspetta, sì, infatti c'è troppa luce. Troppa luce? Sto cercando di abbronzarmi. No, dai, ci provo. E questo è il tuo pensiero? Ti vuoi abbronzare? Sì, tu non vai nemmeno d'estate al mare e mo ti vuoi abbronzare in quarantena. E non lo sappiamo come andrà a finire sta storia quest'anno. E quindi... Paola, aggiornaci. Che cosa succede a Molfetta? Hai contattato l'assistenza pubblica? Hai chiesto a qualcuno se vuole parlare ai nostri microfoni per raccontare questa situazione d'emergenza sanitaria?
Sì, certo che sì. Domani molto probabilmente sarà in collegamento uno degli operatori, dei responsabili del Salmonfetta, che cercherà di darci qualche dritta e ci racconterà anche la situazione del territorio, nel senso chi stanno assistendo, quali sono le situazioni particolari. Loro si stanno occupando di, per quanto riguarda l'assistenza ai farmaci, nel senso che portano i farmaci per chi ha bisogno, passano dai medici, oppure fanno la spesa a domicilio per i più anziani, Ah, per le persone ecco. che hanno problemi C'è un e che gruppo hanno problemi. di ragazzi volontari, ieri l'abbiamo pubblicato su Oltre il Sì. Sipario. Vuoi raccontarlo questo fatto Sì, qua? anzi, invitiamo, loro ci hanno detto che possiamo anche invitare al 342-666-4189 a chi si volesse aggiungere a questo gruppo di spesa solidale, cittadini volontari, gratuità a disposizione dei cittadini anziani per i più fragili. Quindi oltre al SER, alle Misericordie, all'ONU, Che alle OS, salutiamo Unified, tutti Salvatore del coloro che si sono Vecchio, Croce Tina Rossa, Nanna, salutiamo i ragazzi della tutti. Misericordia, del SER, tutti i volontari, gli angeli che stanno lavorando tantissimo per noi. Si è costituito anche questo gruppo di volontariato e quindi il volontario più vicino si attiva e dopodiché cerca di andare incontro alle esigenze della persona fragile, che sia anziano, che abbia difficoltà, che abbia problemi di salute e chi vuole entrare a far parte della spesa solidale, quindi può mandare un'email a spesasolidaremolfetta@gmail.com. Benissimo, Contattarli, benissimo, sì. anche questo può essere utile. Ma poi sentiremo in questi giorni, li stiamo contattando anche il mondo della cultura, perché il mondo della cultura ha subito anche una grave perdita per quanto riguarda Certo. tutti i teatri. Quindi, Ah, a semmai, proposito di sentiamo. teatro, nei prossimi giorni vorrò contattare Alessandra Pizzi, regista teatrale di spettacoli meravigliosi, è la regista anche degli spettacoli che vede sul palco Enrico Loverso. Quindi magari nei prossimi giorni la contatteremo per capire un po' questo aspetto, l'aspetto della cultura, il mondo del teatro, come vive questa tragedia, perché insomma è una tragedia, eh. Eh sì, perché il mondo della cultura si mobiliterà e sta facendo anche parecchie iniziative. Molti si stanno organizzando online. Per esempio, stanno trasmettendo per tenere compagnia alla gente spettacoli teatrali, Sì. musiche, anche direttamente o tramite piattaforma, tramite Facebook. Per esempio, il Benedetto il Papa di Gesù sarà trasmesso in radio contro il Covid-19. Quindi la compagnia Aurea Teatro, quella di Biceglie, sta facendo questa iniziativa, quindi anche la radio a servizio dei cittadini per stare più vicini, per sentirsi meno soli, ma loro stanno anche organizzando altre iniziative. Nei prossimi giorni proprio Francesco sarà in Italia, ce ne parlerà, lo contatteremo Assolutamente sì. e sentiremo anche lui. Lui ha fatto tante iniziative molto belle anche con i giovani, ma sentiremo anche Francesco Tammaco, sentiremo Pantaleonesi, poi tutti quelli che si vorranno riunire, Bravissimi perché attori noi, teatrali molfettesi. Hanno fatto sì, tanto bene la nostra città. perché non è facile mantenere un teatro, non è le spese, spesso la regione, i pagamenti della regione non arrivano Arrivano mai in tardi, tempo certo. e quindi spesso si anticipano soldi e non si coprono posti perché poi sabato e la domenica, soprattutto in una cittadina, sono più cose contemporaneamente, più iniziative. Insomma, non, diciamo che non è semplice. Non è Intanto semplice. continuano i controlli sul territorio, ci sono anche tanti, le forze dell'ordine sono in campo per fermare, per Trani controllare è le ormai auto, le blindato, intersezioni, i l'abbiamo letto tondi sono tutti. anche cambiate. Trani è ormai blindata, lo abbiamo Sì, letto tutti ieri. le autocertificazioni sono modificate perché quella nuova prevede anche la dicitura quarantena, cioè che in quarantena c'è quindi un nuovo modulo da scaricare per chi è in giro e Certo. per chi ha bisogno di uscire per motivi per necessità. Quindi c'è anche questo fatto. Quindi se qualcuno ha necessità di uscire per andare al medico, per motivi di assistenza e per tutto questo, è il caso che vada a scaricare questo modulo, che scarichi questo modulo in modo tale da poterlo avere sempre a portata di mano. Esatto, mi E raccomando, muovetevi con il modulo in mano.
avere problemi e nel rispetto di tutti. Ora, dimmi, sì, papà, sì. Perché hai abbassato? No, poi... che? Dove sei? Dimmi. Dove sono? Fra la camera da pranzo e il giardino. Perché, scusa, tu, allora, io secondo me stai in giardino per avere la luce di Barbara D'Urso. Perché... Ah, io... Dio, aspetta, ti ho perso. Secondo me tu vai in giardino per avere la luce come quella di Barbara D'Urso. Ma no, dai, non lo controllo. Allora, ah, cosa io controlli? Io abito su una strada, tu hai detto io abito in cielo, io abito invece su una strada che... Rione Paradiso. Rione Paradiso. Non diciamo le vie, sennò domani ci troviamo tutti fatti, non si può uscire, No, 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 assolutamente. No, diciamo, io ho il controllo della situazione. Rispetto ai primi giorni c'è molta più calma. Sì, dai, raccontaci, lì come va? Nelle periferie forse c'è qualche persona in più, però negli orari di punta. Nei supermercati ancora, però si rispetta adesso le code, si entra uno alla volta, se i primi giorni si entrava in cinque, però sempre rispettando le distanze. Adesso sono state ulteriormente ristrette le norme. I fruttivendoli pretendono, come giusto che sia, l'utilizzo dei guanti, quindi con la distanza, sono tutte segnate a terra le varie distanze, le varie, e tutto quanto viene fatto sinceramente a rispettare. Ora ci sono anche problemi dei ragazzi che ne stanno soffrendo veramente tanto, perché non è facile organizzare anche i docenti delle piattaforme messe su, insomma. Per loro c'è un grande lavoro, anche perché non si capisce, riprenderà, non riprenderà la scuola, cosa succederà, questi esami. Anche i ragazzi sono un pochino spaesati, insomma, le scuole si stanno organizzando, però non è semplice. L'istituto Alberghiero, per esempio, sta facendo dei video da casa per quanto riguarda, diciamo, ecco, i ragazzi stanno preparando. Paola, tu che sei abituata a seguire tantissimi eventi, soprattutto gli eventi che riguardano la cucina, la buona cucina, ti sei sicuramente informata come si stanno organizzando gli altri? Le scuole di cucina? Allora, le scuole, ho detto, l'Istituto Alberghiero si sta organizzando facendo creare dei ragazzi in casa con le divise, quindi secondo il, diciamo, dove appartengono, questa zona di pasticceria, si sta organizzando e loro stanno preparando dei video, come se fossero delle tesine, e le stanno mettendo in rete. E anche gli altri stanno, per esempio, hanno fatto una cosa ai tempi del coronavirus, dalla letteratura greca, quindi varie, diciamo, la storia della pesca, mettendo in rete queste iniziative, cioè cercando di creare dei collegamenti ipertestuali, come li chiamano loro. Quindi, insomma, la tecnologia oggigiorno aiuta. Questo è il mondo della scuola, ma non è difficile. Ricordiamo l'iniziativa del Vespucci, che aveva addirittura preparato questa soluzione igienizzante prima che fossero chiuse completamente le scuole. Insomma, diciamo, ci sono tante novità, tante iniziative interessanti. E poi c'è la macchina della protezione civile, comunque, che passa. A me, sinceramente, quell'auto mi fa venire un po' l'angoscia. Non so a voi, però, quando passa... Ho un magone, mi fa venire un magone che riesce a buttarmi tutta la positività giù. Ma è giusto che passi, è giusto perché qualcuno non ha ancora capito che deve stare a casa, usare le protezioni quando esce, insomma è giusto che sia così. Va bene Paola, senti, quindi tu ora hai fatto questa diretta con noi, ci hai aggiornato, come farai tutti i giorni questa cosa per noi, ci aggiornerai perché tu sei la nostra inviata ufficiale di Quarantena Time, ma fammi capire, stasera cosa fai? Dove vai? Ah, stasera dal balcone di certo non posso rimanere fuori dal balcone, questo no, insomma, dai, per favore, io ti ammali. Tornerò dentro, mi do una bella lettura di un libro, vedo che è qualcosa che c'è in televisione, però sinceramente non seguire sempre i telegiornali, è vero, perché se no viene veramente la depressione, anche perché ancora oggi le notizie sono un po' discordanti, prima quanti sì, poi quanti no, se uno segue in continuazione viene la depressione, infatti stanno attivando anche un team di psicologi dell'emergenza, perché certo. Tutti più anziani... Possiamo contattare nei prossimi giorni uno psicologo, quindi chi vuole, facciamo un appello, chi vuole parlare e chi vuole dare dei consigli è assolutissimamente invitato a parlare a Quarantena Time. Perché anche questo è importante, il supporto psicologico. Sicuramente sì, perché anche dal punto di vista proprio fisico, star più su di morale, comunque si alzano le difese immunitarie,
in ogni caso, in qualsiasi situazione. Quindi questa ancora a maggior ragione, perché soprattutto certi anziani sono stati lasciati soli e loro non hanno il supporto della tecnologia, quindi vedono più spesso la televisione, lo vedo con mia madre, e la televisione deprime ancora di più. O ci sono programmi, o diciamo queste edizioni straordinarie in continuazione, questo aggiornamento dei morti, diciamo che non è il massimo. Non è, esatto, non è una cosa bella da ascoltare. Con tutto assolutamente. Tutto. Quindi informarsi, però cercare di staccare un po', di vedere delle cose un po' più allegre in TV e magari alle 17 collegarsi sul mio profilo per chiacchierare con noi. Va ciao, bene, saluto. Paola, allora. grazie, ci sentiamo domani, ciao. Così ci aggiorni su tutto quello che accade qui nei dintorni. Grazie Paola, ti abbraccio, buona serata. Grazie, ciao. Ciao Paola, grazie, sempre disponibilissima. Insomma, non è una situazione facile, ragazzi, non è una situazione facile, ma dobbiamo affrontarla con tutta la serenità, dobbiamo trovare la serenità per affrontarla e dobbiamo avere speranza che tutto passi in fretta, ma dobbiamo essere bravi e collaborativi prima di stare a casa. Allora, come vi avevo annunciato ieri, ci saranno delle dirette, delle giornate dedicate alla cucina, alla preparazione di piatti salati, ma anche dolci. Quindi adesso mi collego con il primo ospite, il primo chef che ci preparerà qualcosa di buono. Ho chiesto di preparare una cosa molto facile, ovviamente non abbiamo l'attrezzatura e la strumentazione giusta per poter preparare cose elaborate, quindi chiediamo a Marco Marinelli. Ciao Marco! Ciao ragazzi! Marco, stavo introducendo la tua preparazione ai nostri amici. Dicendo che ci siamo messi d'accordo per organizzare, per preparare qualcosa di semplice, insomma, visto che non abbiamo tutta la comodità di questo mondo. Tu sei già ai fornelli? Io sono già ai fornelli. Oggi facciamo uno snack facilissimo. Ah, uno snack! Buono! Questo per me è una sorpresa. Sì, allora, faremo... Cosa faremo? Il ciccio polenta, no, vabbè. Ragazzi, allora, signori, tutti quelli che siete collegati, chiamate i vostri figli, i vostri ragazzi, perché oggi spieghiamo come si cucinano, si preparano le patatine, quelle tonde, diciamo quelle al formaggio, le ciccio polenta. Esatto. Quindi anche da voi si chiamano così? Dai, vai. Come? Anche da voi si chiamano così le ciccio polenta? Ma sì. Allora, ovviamente non mi vedrete, vedete solo le mie manine. Allora, per fare questa ricetta velocissima, anche come snack pomeridiano o anche come aperitivo per i bambini, per i grandi, è abbastanza sano. Avremo bisogno di uova, ok? Queste quante ciccio polenta stai preparando? Quante uova? Allora, ovviamente io per i tempi, Marilena, ho già fatto una base prima. Adesso facciamo vedere come poterli fare e poi accelereremo un attimo. Io sto facendo la base di 4 uova, useremo solo l'albume. La mia domanda era un'altra, Marco. Questi ingredienti che tu stai dando, per quale quantità è? Un chilo? Guarda, di patatine, mezzo chilo? Perfetto, quindi 4 uova. Quindi io sto dicendo alle persone che sono collegate in questo momento: prendete carta e penna per avere la ricetta delle cicce polenta. Allora, 4 uova, poi? 4 uova, poi abbiamo del parmigiano. Non abbiamo una misura esatta, semplicemente perché il procedimento è facilissimo. Intanto, allora, partiamo così mi spiego meglio. Allora, mi metto qui così mi vedete. Sì. Queste sono le uova che già prima. Allora, a noi serve solo l'albume, Marilena, mi raccomando. Quindi sono dobbiamo fare attenzione a non far cadere il torlo all'interno. Perfetto. Un po' come le preparazioni, un po' come quando si monta l'albume a neve, no? Sì. Quindi,
Il modo più facile per poter ovviamente separare l'albume dal tuorlo. Ovviamente il tuorlo lo mettiamo da parte perché poi prepareremo un'altra ricetta. Di solito nei ristoranti noi con i tuorli poi facciamo la pasta fresca. Quindi benissimo. Non va mai sprecato, ovviamente. Benissimo, benissimo. Esatto. Quindi dividiamo il tuorlo dall'albume, il tuorlo lo mettiamo da parte. A noi in questo momento ci interesserà conservare l'albume. Esatto. Ok, allora spostiamo queste. Ora è sufficiente unire intanto il formaggio. Ora non so, aspetta, provo ad avvicinare. Sì. Si vede? Sì. Ok. Io sto usando un parmigiano reggiano, ma possiamo usare anche un pecorino. Benissimo. Dipende dai nostri gusti. Ovviamente non ci deve essere né aggiunta di sale né di pepe. Quindi io praticamente adesso unisco il formaggio. Ok, e inizio a impastarlo. Ah, con le mani impastiamo. Vedi? Sì. Sì, mettiamo sempre i guanti, ovviamente. È abbastanza veloce. Mm-hmm. Allora, come vedi, il pasto è ancora abbastanza morbido. Quindi dobbiamo ancora aggiungere il formaggio. Ecco, avvicino un po' di più così lo vedete meglio. Ok. Si vede? Sì, sì, certo che si vede. Allora, quando praticamente il formaggio assorbe tutto il tuorlo, ovviamente... Non è l'albume? Scusa, l'albume, perdonami. Io ho usato un albume molto fresco. Possiamo usare anche quello là in brick se vogliamo, eh? Esiste l'albume in brick? Esatto, sì, come il tuorlo anche, esiste anche il pastorizzato. Ma veramente? In quale scaffale dei supermercati? No, no, ovunque, ovunque. Allora, una volta aggiunto ancora il resto del formaggio, io direi che può bastare. Intanto accendiamo l'olio così va in temperatura, perché poi dobbiamo friggerli. Ok. Ci aiuteremo a stabilizzare il composto con dell'amido di mais. Quindi è uno snack che possono mangiare sia chi ha problemi di lattosio, perché stiamo usando il parmigiano reggiano, e anche chi non può mangiare glutine. Vedi, questo è l'amido di mais. Sì. Guarda. Anche l'amido di mais lo possono mangiare tutti? Certo. Chi ha intolleranze? Confondere con la farina, eh? Va bene. Sì, 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 vabbè, ma penso che qui ci sono. Allora, dai. Praticamente l'amido di mais aiuta ad asciugare un po' il composto. Sì. Ora, ovviamente, la sensazione tattile voi non la potete avere, ovviamente, però deve, in gergo noi diciamo, deve rispondere alla mano, nel senso che deve fare resistenza, ok? Seguite questo consiglio, deve fare resistenza per avere una buona consistenza, ecco, e per poter dunque preparare le nostre patatine. Guarda quanto ne esce, con quattro albumi, sono fissato con i tuorli oggi, vabbè. Tu non preoccuparti, okay. Non aver fretta, perché questo tempo adesso è dedicato a te. Sì, ma noi ora vediamo la preparazione, ma non possiamo assaggiare. No, toccherà a me, però vabbè, ragazzi. Vabbè, però noi abbiamo tanto tempo in questa quarantena per poter preparare queste patatine e poterle gustare. Signore, che siete connessi in questo momento, per farti vedere... preparatele, perché poi vogliamo sapere come sono, eh? Le preparerò anch'io. Certo. Ecco il composto. Vedi quanto ne esce con quattro albumi, ne esce veramente tanto. Sì. Praticamente, adesso che abbiamo stabilizzato il composto, è sufficiente. Ripeto, noi mediamente facciamo una sfera dai 12 ai 20 grammi massimo, la vedi? Ah, eccola! Bella, bella grande! Sì. Ovviamente la misura, la possiamo decidere noi. Sì, ovviamente non deve essere troppo invasivo, perché se è un aperitivo, o meglio un finger food, deve essere preso con due dita, con un unico boccone, no? Eh beh, certo, anche perché poi si deve cuocere anche abbastanza bene dentro, all'interno. Esatto. E queste patatine, scusami Marco, queste patatine vanno gustate con cosa? Col tonno, col pesce o con la carne? Guarda, in realtà
e del formaggio. Io direi che prima di mangiare, magari con una birra bella fredda o un buon bicchiere di vino, si può fare l'aperitivo, no? Sono già gustose così, da sole. Sì, sì, soprattutto quando le fai di pecorino, poi sono veramente incisive col gusto. Va bene. Quindi, ma poi c'è la possibilità di mettere all'interno un'oliva. Adesso no. Capirai il perché. Okay. Adesso che le cuociamo, la cottura sarà rapida, all'interno il formaggio rimane fuso, quindi fa proprio effilante, ok? Ah, perfetto. Esatto. Allora, ora mi fermo qui perché queste prima di essere consumate devono andare in frigo. Ah, okay? Ecco, quindi non subito all'interno nell'olio bollente. No, non subito, perché sono, come vedi, guarda, sono abbastanza molli, quindi mettendole in frigo il formaggio con l'albume assieme all'amido di mais che le stabilizza, le rende più dure. Io ovviamente le ho già preparate prima, quindi adesso ti farò vedere il risultato. Bravo, va bene. Sì, sì, fai. Allora, ricordo, nel frattempo, ne approfitto per ricordare a tutte le persone che sono sintonizzate in questo momento, che Marco Marinelli, lo chef, sta preparando delle patatine da consumare così a casa. Sono, diciamo, create e preparate per un aperitivo appetitoso, però le potete fare voi in maniera molto veloce anche in casa. Lui ha preparato un composto con 4 uova, ha separato il tuorlo dal nel frattempo vedo gli amici che si collegano. Ciao Pasquale Inglese e ciao Anna Spagnoletti, mi raccomando, segui sempre questo programma, prepareremo sempre belle cose e magari chissà canteremo anche. Quindi l'uovo dal tuorlo e albume sono stati separati. Marco ha utilizzato l'albume, l'ha mischiato con del formaggio, ha creato delle palline, ha messo anche l'amido di mais, ha creato delle palline, le ha messe nel frigo e adesso cosa facciamo, Marco? Adesso iniziamo a friggerle. Ah, ecco, adesso le friggiamo. Quanto tempo devono rimanere quelle palline nel frigo? Benissimo, quindi un quarto d'ora, 20 minuti è abbastanza sufficiente. Esatto, allora, quindi possiamo, come facciamo a vedere quando l'olio è pronto? Allora, ovviamente noi come si fa? Abbiamo il termometro laser, che poi tra l'altro questo termometro adesso va anche di moda per il coronavirus, ma lasciamo perdere, un'altra cosa. Facciamo come facevano le nonne, stuzzicadenti, sì. Lo mettiamo nell'olio, ora non so se si riesce a vedere. Vedi che sfrigola? No, non lo riusciamo a vedere. Cosa fa? Le bollicine? Non riusciamo a vedere. Comunque, l'olio è pronto. Scusami, Marco, scusami, da qua non si vede. Come si fa a vedere se l'olio è pronto? Si mette lo stuzzicadenti e poi cosa succede? Praticamente lo stuzzicadenti inizia a sfrigolare, a friggere. Ah, ok. E quindi praticamente l'olio è in temperatura. Benissimo. Quindi li abbiamo calati nell'olio. Adesso dovrebbero venire a galla. Piano piano, ovviamente, man mano che si friggono, l'albume si gonfia leggermente e quindi le rende più tonde, più sferiche. Mi sta venendo fame. Madonna, voglio assaggiare! Le preparerò senz'altro. Marco, tu sei solo in casa? Adesso no, siamo tutti in quarantena, però adesso tutti li ho spostati nell'altra stanza, io sono in cucina da scopo. Tu con chi vivi? Sono con mamma, papà e mio fratello. Benissimo, quindi voglio dire, dopo mangerete queste buonissime sfere, cice polenta. Esatto. Ah. Sono già pronti, come vedi. Ah, quindi pochissimi devono stare sì. Nella... Voilà, mi avvicino, guarda. Eccole, certo che le vedo. Anche di qua, perché nel frattempo ci sono gli amici di Instagram che ci guardano dall'altro dispositivo. Facilissimi da fare, bravo. Facilissimo. E poi praticamente quando tu lo apri, guarda, sto avvicino, voilà, lo vedi? No, oh, incredibile, sembra mozzarella. Bravissima, bravissima, sembra mozzarella. Guardate poi, che bella idea. Una volta pronti, Marilena, l'operazione è questa, guarda. Però tu così non si fa, ci freghi. Faccio vedere anche agli amici di Instagram.
sono facilissimi da fare. Quanto ci hai impiegato? Pochissimi minuti. Ma di fatto, una volta che hai preparato le tue sfere, la cottura, hai visto, sono questioni di secondi. Non è poi così difficile. Non è poi così, insomma, così lunga. Quindi uno snack, anche per, ripeto, è sano per i bambini, per gli amici quando vengono, uno snack improvviso. Certo, questi giorni... Questa ricetta tornerà utile per tantissime mamme che hanno i ragazzi, i bambini a casa, quindi accompagnate da qualsiasi cosa, che può essere un'oliva, l'affettato dell'affettato, queste patatine, questo impasto va più che bene. Potrebbe essere una buona alternativa anche ad uno spuntino, no? Va bene anche per lo spuntino. Bravo. In molti ristoranti ci piace, ci piace. È semplice. Aspetta che mi metto qua, se non mi brucio. Ecco, così mi vedi. Marco, che bella ricetta, allora, bravo. Ti sei attrezzato tu come noi. Questa è la ricetta del baffo al formaggio. Ecco, guarda, ne ho fatti qualcuno, così adesso che finisce la diretta vi faccio assaggiare anche ai miei. Guarda come vengono belli tondi, guarda. Ma io le voglio! Vabbè. La prossima! Dai, Marco, grazie per averci preparato questo piatto. Ti ringraziamo di vero cuore. E sicuramente nei prossimi giorni ti ricontatterò e magari ci preparerai un'altra cosa buona. Perché no? Va bene? Sì, ma io ci sto alla grande. Grazie Marco, salutiamo Marco Marinelli direttamente da Taranto. Grazie Marco, grazie, ciao. E va bene, dai, Marco ci ha deliziato di questa prelibatezza. Sono le 17:52 di questa seconda puntata di Quarantena Time. Io volevo chiamare, vediamo se mi risponde, un amico. Proviamo a contattarlo, chissà è disponibile. Non so in questo momento se sta lavorando, se è a casa, perché lui è uno di quelli che, nonostante questo periodo, deve lavorare, deve comunque andare avanti con la sua attività. Non mi risponde. Ah, eccolo! Salutiamo Vito Belifemmine! Vito, ciao! Sei a casa? Sì, sono a casa. Ok, io volevo sentirti, sto chiamando tutti gli amici, tutte le persone con cui collaboro, voglio sentirvi tutti. Cosa mi dici? Cosa stai facendo? E niente, ma siamo in diretta, ma eri... Sì. Niente, volevo dire che alla fine dei conti questa quarantena, chiamiamola così, questo stare a casa, ci fa riscoprire dei valori che prima magari non ci facevamo caso di avere e li apprezzavamo pochissimo. Tipo, che ne so, starsi a guardare tutti i vecchi filmati di quando i nostri figli erano piccolissimi, che non ce li ricordavamo più, ascoltare un po' di musica che ormai non avevamo messo lì nel cassetto e non la pensavamo più. La buona musica, tu ne sai bene, ne sai qualcosa. Certo, tu sai benissimo che io amo la musica. Dai, diciamolo, Vito Belifemmine ha... Lui ha un lavoro, però ha l'hobby della musica e fa parte di un gruppo musicale apprezzatissimo. Qual è? I Pooland. Noi abbiamo la possibilità, noi molfettesi, biscegliesi, tranesi, sono davvero molto bravi, sono stati protagonisti di tantissime manifestazioni qui nella nostra città e non solo, e sono davvero anche molto seguiti. Grazie Daniele. Ma di che, anzi, mi dispiace che in questo periodo, insomma, sono state anche interrotte anche le attività culturali che riguardano lo spettacolo, quindi avremo meno la
possibilità di sentirvi, ma a tutto c'è una soluzione. Noi dobbiamo sentirci perché puoi cantarci una canzone. E questa è la cosa che a me manca. No, no, Vito, dobbiamo trovare una soluzione. Beh, vabbè, la soluzione la troviamo. Ci dobbiamo organizzare. Sì, ci organizziamo sicuramente una prossima volta e io qui ho tutta l'attrezzatura necessaria. No, bellissimo, bellissimo. Per poter soddisfare questa tua richiesta. Diciamo così. E quindi in questo periodo di quarantena si scopre anche la buona musica, certo, i valori. Certo, uno, è come quando uno va in pensione, è la stessa cosa, ci deve trovare qualcosa da fare, soltanto che adesso ci dobbiamo trovare qualcosa da fare in casa. Tu cosa fai? La mia idea, per esempio, a me piace comporre, piace scrivere canzoni, mi dedicherò anche a questo, sicuramente. Chissà che non ne venga fuori qualcosa di carino. Chissà, sicuramente se la pensi tu, se la progetti tu, tu sei l'ideatore, sicuramente verrà un capolavoro. Vito, raccontaci la tua giornata tipo. Senti, come tu sai, io svolgo il lavoro di agente di polizia locale. In questo periodo non è che ce la stiamo passando benissimo. Però il senso del dovere ci chiama e per cui siamo, diciamo, costretti, ma lo facciamo ben volentieri, a contribuire a sconfiggere questo maledetto virus. La giornata tipo adesso si svolge in questa maniera: sveglia alle 6:30, doccia, poi al lavoro, ci si organizza per uscire in pattuglia. In città la gente, i cittadini rispettano le regole? Questo è un appello che vorrei fare. Ecco, utilizziamo queste dirette per fare anche degli appelli, Vito, importantissimi. Perché non tutti, Marilena, osservano le regole. Io capisco colui il quale deve recarsi al lavoro, perché non può fare a meno di andare al lavoro, perché è un lavoro che serve alla, diciamo, alla collettività. E allora giustificati i medici, infermieri, volontari, insomma, tutti quelli che sono costretti a lavorare come noi dalla Polizia Municipale, ma non giustifico assolutamente coloro i quali hanno preso questo stare a casa come una vacanza. C'è gente che va a correre. Ecco, sbagliatissimo. Magari va a correre chi fino all'altro ieri non c'è andato per niente. Certo. E poi la spesa bisogna farla purtroppo per 2 o 3 giorni, è inutile uscire a fare la spesa ogni giorno. E poi è opportuno che la faccia una persona soltanto. Bravo, ci si organizza in casa. Sì, si organizza in casa. Io lo so, capisco che la voglia di uscire è tanta, però dai, il sacrificio lo dobbiamo fare tutti quanti. Un'altra cosa, uno che fuma. Insomma, è inutile che esce ogni giorno per andarsi a comprare le sigarette. Esatto, si facesse una bella scorta di sigarette, fumasse poi a casa. È molto semplice, quindi ogni scusa per uscire è buona, come quella del cane, che ormai è diventata una barzelletta. Queste povere bestie non ce la fanno più, hanno macinato chilometri questi giorni. E comunque scherziamo un po'. E poi ci sono questi ragazzi che si riuniscono in gruppi. Stamattina leggevo su Molfetta Viva online, anche la muraglia è stato preso come punto di incontro e di ritrovo. Ragazzi, sono cose assurde. Bisogna evitare gli assembramenti, perché così, se voi fate questo, vale della nostra salute, della salute di tutti, non hanno capito. Sì, ma loro, chi fa questo? Vuol dire che non vuole bene alla propria famiglia, perché loro devono evitare il contagio stando a casa, perché non sanno gli altri amici chi hanno incontrato. Bravo. Se hanno contratto il virus, poi loro il virus se lo portano a casa e quindi infettano i fratellini, le sorelline, il papà, la mamma, la nonna e così via. E quindi non ce ne usciamo più. Per cui ci sono delle notizie incoraggianti che ci fanno capire che pian piano, ma seppur di un pelino per volta, ne stiamo venendo fuori. Ma se continuiamo a fare i cretini, ad andare in strada soltanto per fare i buffoni,
profumi, mi dispiace usare questo termine, è ma vero, è così. Noi non erreremo fuori per niente. Allunghiamo i tempi di guarigione. Perché poi mi sono toccato il naso, però dopo mi lavo le mani con me. Vabbè, ma sei a casa, dai, io non penso che anche io, insomma, sono a casa da 10 giorni, quindi... No, vabbè, però comunque il gel lo usiamo, insomma, ci siamo consumati le mani a furia di lavarle. Vabbè, quindi dicevo, ma anche agli anziani, io capisco gli anziani, poveracci, magari chi non ha nessuno che da solo è costretto ad uscire, però voglio dire una cosa, che hai fatto la tua spesa e hai respirato un po' d'aria, hai preso un pochino di sole, è inutile che ti vai a sedere al corso, certo, ai cappuccini e rimani là. Qui mi rivolgo pure ai figli, ai nipoti, cercate di far capire loro che sono un pericolo vagante, esatto, se loro continuano a girare così in giro e a sembrarsi con altri anziani come loro, perché purtroppo hanno bisogno di parlare con qualcuno. Io capisco la solitudine, so benissimo che loro vanno in cerca proprio di incontrare qualcuno per scambiare due chiacchiere, è fisiologico. Però cercate di avere pazienza, come la stiamo avendo tutti noi, e per il bene di tutti. Certo. Vito, io ti ringrazio per questo collegamento, per il tuo intervento, ti ringrazio da parte di tutti i cittadini per il tuo lavoro, la tua missione, perché in questo periodo più che mai la vostra è una missione, è una devozione. Ma io ringrazio i cittadini per la comprensione che vorranno avere anche in seguito. Certo. In un mio post sulla mia pagina Facebook ho pregato loro di non fare centinaia di migliaia di telefonate alla nostra centrale operativa, perché noi sappiamo la situazione qual è. È tutto sotto controllo, certo. È tutto sotto controllo, però non ci fate andare a vuoto, perché finché noi andiamo sul posto dove voi avete fatto la segnalazione, magari quella gente si è dispersa e quindi non troviamo più nessuno. Oppure non fateci la segnalazione per due persone che stanno a correre. Certo. Nessuno glielo può impedire, perché non siamo agli arresti domiciliari. Certo. Cioè loro vanno a correre e mantengono la distanza di sicurezza tra loro e nessuno gli può dire niente. Sono vietati gli assembramenti, cioè quando si riuniscono 5, 6, 10 certo, persone o più, attenzione, allora bisogna intervenire, ma non puoi andare a intervenire su una sola persona che sta correndo o due al massimo. Esatto, esatto. Purché mantengano la loro distanza di sicurezza. Volevo aggiungere e concludere: comunque, se potete evitare di fare tutto quello che prima evitiamo. Siamo a casa e ne veniamo fuori sicuramente. Io infatti sono anch'io lo penso. Vito, dobbiamo essere bravi, dobbiamo stare a casa e rispettare le regole. Vito, grazie, la prossima volta ci organizziamo, hai dato un bellissimo contributo al mio programma Quarantena Time, la prossima volta ci organizziamo e magari cantiamo qualcosa insieme, che dici? Attrezzati, vedi cosa puoi fare, per tutte le persone che ci seguono. Grazie Vito. Per me sarà un piacere, grazie a te per avermi invitato, un bacione a tutti. Un bacione, grazie Vito, buona serata, ciao. E dai, allora abbiamo avuto anche il contributo positivissimo del nostro amico Vito Belli Femmine. E niente, con lui concludiamo questa giornata di Quarantena Time, la nostra quarantena a casa. Sono le 18:04 minuti, abbiamo sforato di qualche minuto, ma non c'è nessun problema. Noi ci vediamo ancora domani alle 17, sempre sul mio profilo Facebook. Ciao e buona serata da Marilena. Ciao!